Siamo qui con Gianni Marsili che ha creato questa Accademia dello Spettacolo Italia, che è un inedito per il panorama musicale. Beh, un inedito più, sì, sicuramente è una formula nuova di assistere quelli che sono i nuovi talenti nel mondo dello spettacolo. E noi come struttura siamo quelli che prendono il ragazzo dalla scuola di canto o di musica e insegna a questo nuovo talento come affrontare la professione dell'artista. In realtà non esiste una scuola specifica fino adesso, no? C'era l'Accademia dell'Arte, l'Accademia dell'Arte Drammatica, sulla musica questo è il primo esperimento. Sì, in particolare quello dell'artista cantante o del musicista cantante, del cantautore, effettivamente non c'è una formula così specifica e così professionale come quella che abbiamo costruito noi con i miei amici soci fondatori del progetto. Ma del resto lei ha un passato di tutto rispetto, ha portato al successo tantissimi nomi, può farci qualche accenno? Ma intanto ci tengo a precisare che io, per la mia professione che è stata quella del manager, ho avuto una grande fortuna di vivere in quegli anni che erano appunto gli anni 70, dove c'è stata la massima espressione di quello che è stato il panorama artistico italiano, e quindi è evidente che sono stato quello che ha costruito la carriera di talenti come Renato Zero, Riccardo Cocciante, Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia, adesso non li voglio dire tutti perché altrimenti mi... Però è anche, diciamo sì, è stato l'inizio di una grande storia che ancora oggi questi talenti sono sul palcoscenico, insomma sono sulle scene. Ma che cosa ci vuole per diventare una star del mondo della musica? C'è un ingrediente che lei ha imparato a riconoscere? Ma guarda, gli ingredienti sono tanti, ce n'è uno in particolare che il manager deve saper intuire, un grosso io, questa è una personalità. Un grosso io, sì, infatti. Quando si ha davanti una personalità, che oggi è facile dire Renato Zero, ma Renato Zero era Renato Zero nel 1968, non è che è diventato così Riccardo Cocciante, così tutti quelli che sono diventati dei Matrix del mondo dello spettacolo avevano una personalità enorme che presagiva quello che poi è successo. Poi anche un grande talento oltre alla personalità. Quello è chiaro, però è incredibile. Pensate al 1970, un cantante come Renato Zero, lo porto come esempio, tutto poteva essere che un cantante, eppure se oggi lo ascoltiamo oggi noi lo accettiamo e pensiamo che sia un grande cantante. Tra questi ragazzi che state studiando c'è qualcuno con questo io? Dunque in Accademia in questo momento abbiamo circa 100 ragazzi, di questi almeno 50 sono degni di attenzione. Poi ce ne sono 10 che sono quelli che chiaramente hanno il turbo, come noi parliamo, un po' colorati, e questi qua chiaramente sono destinati, salvo incidenti e sempre tenendo conto che la vita, in particolare quella dello spettacolo, è fatta di occasioni, salvo tutto questo sono destinati ad avere poi un giusto successo. E questa sera qui a Lungotevere Roma sentiremo qualcosa di questi ragazzi? Ne abbiamo qualcuno, perché chiaramente dovete pensare che l'Accademia è un istituto che vive a Roma, ma convergono su Roma una volta al mese da tutta Italia, cioè noi abbiamo ragazzi che vengono da Enna, da Caltanissetta, da Agrigento, da Cuneo, da Bologna, Milano eccetera. No, chiaramente in questa occasione dove inauguriamo quella che è lo stage dell'Accademia sul Lungotevere, abbiamo invitato in particolare, sono venuti quelli di Roma, perché giustamente è un viaggio eccetera. Il fiume vi lega sempre, sia qui che sul vostro barcone. Beh, la sede dell'Accademia è uno dei posti, questo lasciatemelo dire, può essere presuntuoso, per me è uno dei posti più romantici e più belli del mondo, perché sono tre battelli costruiti ad auditorium dove appunto ci sono le classi per i ragazzi. Ora obiettivamente, che io sappia, non ce ne sono altre così belle e così particolari.